Grazie. Allora, rieccomi. Sì, sono sempre vestita uguale a prima, non vi preoccupate. Allora, ho appena registrato il What's in my bag aggiornato e ho detto perché non fare il What's in my makeup bag. Ce l'avevo ancora qui che lo dovevo smontare, quindi ho detto faccio il video e poi lo smonto. Allora, questo qui è il beauty che mi sono portata, l'ultimo beauty che ho acquistato. Questo qui l'ho preso da Bottega Verde quando ho fatto l'ultimo ordine. Mi è arrivato insieme a due borse da viaggio, una più grande. Mi è partita la sveglia. Queste sveglie che con questi rumori strani che mi partono all'improvviso, ma io lo so perché è partita, perché la figlia sicuramente ha mosso qualcosa. Vi dicevo, questo qui mi è arrivato come, no, come omaggio, diciamo che era, l'ho pagato pochissimo quando ho fatto un ordine, l'ultimo ordine di Bottega Verde, mi è arrivato insieme a due borsoni, uno più grande e uno più piccolino da viaggio. In più c'era questo, era un set di tre, molto molto bellino, è molto estivo come set. Allora, partiamo subito, apriamo e vi dirò che di tutte queste cose praticamente ne ho utilizzate pochissime. Allora, prima di tutto, questo ce l'avevo appoggiato, il roller lash, vabbè. Allora, prima di tutto tiro fuori il famosissimo Better Than Sex di Too Faced. Allora, io questo mascara l'ho utilizzato, l'ho provato. Packaging super figo, cioè veramente super figo, pesicchia pure rispetto agli altri packaging, agli altri mascara. Lo scovolino è fatto così, ma penso che voi sappiate vita, morte e miracoli di questo mascara. Io sarà che ero partita super super entusiasta, anche avendo visto le tantissime recensioni che ci sono qui su YouTube, però devo dire la verità, un po' mi ha deluso, mi aspettavo molto molto di più, mi aspettavo un effetto molto più ciglia finte. Invece, almeno sulle mie, fa un effetto poco, poco, poco più che il Pupa Vamp. Quindi, diciamo, per il prezzo che ha, a sto punto è meglio comprare il Pupa Vamp. Certo, Too Faced, il packaging è super figo, paghi pure quello, sono d'accordo. Però se la resa è come quella del Pupa Vamp, una volta che è terminato andrò a comprare il Pupa Vamp, di certo non ricompro questo. Quindi non lo so, sono rimasta un po' delusa tutto qua, mi aspettavo molto molto di più, probabilmente è pure colpa mia, cioè colpa mia, le mie ciglia non sono questa grande cosa, quindi sono rimasta un po' delusa, però lo utilizzerò, per carità, perché comunque l'effetto che dà le ciglia mi piace. Però ecco, è lo stesso effetto che mi faceva il Pupa Vamp, che ancora ho tra parentesi, quindi anche perché lo scovolino è molto molto simile, probabilmente la consistenza all'interno cambia, però sì, bello come il Pupa Vamp costa meno, quindi una volta che termina io ricomprerò il Pupa Vamp e non il Better Than Sex. Poi passiamo oltre, acqua termale di Aven, quando viaggio è sempre con me perché è sempre utile, metti caso che fa caldo, te la spruzzi, oppure per fissare il trucco, anche per far diventare gli ombretti, per utilizzare gli ombretti wet and dry. Poi salviette. Queste qui della Vivi Verde Coop, che mi è rimasta una salvietta e le utilizzo maggiormente per pulire i packaging o pulire i pennelli, perché l'ho utilizzata ultimamente sul viso, le avevo prese per utilizzarle sul viso, ma mi bruciano tantissimo, non so che cavolo è successo.
Probabilmente la mia pelle non è più abituata a questa tipologia di salviette perché io sto utilizzando da parecchio l'acqua micellare di L'Oreal, quindi probabilmente abituata all'acqua micellare la mia pelle quando sono andata ad utilizzare queste, poverina, ha sofferto tantissimo. E niente, quindi queste qui le ho utilizzate perché manca una, le ho utilizzate per pulire i pennelli quando vado in giro. Poi la Naked è sempre con me, la conoscete. La porto sempre con me quando viaggio, anche se ha questo packaging grandicello, perché secondo me è l'unica che ha tutti i colori giusti, sfruttabilissimi. Quindi la Naked. Poi, oltre alla Naked, mi porto sempre questa qui di Kiko, quella con il pack specchiato di una vecchia collezione, ed è questa qui. Che anche questa secondo me è ottima ed è la Generous Heart, la 02 della Color Party Palette Wet n Dry Shadow. Vabbè, era uscita con un'edizione limitata di Kiko con questo packaging specchiato, e queste qui, praticamente queste due palette, sono quelle che mi porto sempre dietro quando viaggio perché sono quelle più comode, si possono fare tantissimi trucchi. Poi, sempre di Kiko, il blush, anche questo della stessa collezione. Questo qua però è quello in versione aranciata. Io ho anche la versione quella rosata. Questa qui è la 04 Bold Coral, sempre della stessa cosa. Ed è quello che d'estate utilizzo di più di tutti. Poi la cipria di Elf, questa qui con i quattro colori, la cipria opacizzante, cipria fantastica. Poi un nuovo arrivato è questo qui ed è l'highlighter di Kiko. Questo highlighter qui che vi ho fatto vedere, che è sul dorato leggero, diciamo, sul doratino leggero, molto molto bella, mi piace tantissimo. Io prediligo gli illuminanti dorati, no, rosati, gli illuminanti dorati piuttosto che quelli cioè sull'argento, sul bianco, sul rosato, ecco, li prediligo di più. Il fondotinta di L'Oreal l'Infallible 24 ore matte. Questo qui ve l'ho fatto vedere ultimamente in tutte le salse, è il mio fondotinta preferito, e me lo porto sempre appresso perché è una garanzia se dovete uscire la mattina quando siete in viaggio e quindi non avete tempo di ritoccare il trucco, eccetera. Questo qui vi dura tantissimo fino a sera. Poi il mascara per sopracciglia fissante di Kiko, anche questo. No, spaccato il tappo! Madonna, quanto sono delicati! Vabbè, questo qui di Kiko. Poi questi due, anche questi due li porto sempre con me perché sono super comodi. Sono i due gloss di Deborah, lo 01 e lo 08. Questo qui color corallo e questo è un color nude. Questi sono quelli che mi porto sempre appresso quando sono in viaggio perché stanno bene con qualunque trucco di giorno. E poi ho portato anche questi due rossetti, uno di Kiko e uno di MAC. Quello di Kiko è il 918 della linea Smart Lipstick, che ve l'ho fatto vedere. È questo colore rosa antico, questo colore qua rosa antico, un po' scuretto, buono per veramente il giorno, dà un senso, dà un tocco di sofisticato al trucco, anche il più semplice possibile. E poi questo qui, che è un regalo che mi ha fatto Letizia, che è il Viva Glam di Rihanna di MAC,
che amo alla follia ultimamente, che sto utilizzando per la sera. Il packaging è qualcosa di spettacolare, solamente questo. Il rossetto è questo qui, è questo rosso scuro con delle perlescenze sul blu rosso, rosso blu. Sì, c'ha un po' di perlescenze particolari sul blu viola, ecco, più che rosso. Sul blu viola, vabbè, comunque è fantastico, è un colore bellissimo. E vi devo fare un video per farvi vedere come rende sulle mie labbra, che sono particolarmente pigmentate. Poi, correttore, questo qui di Avon, Long Lasting, ormai lo sto utilizzando da tanto. La base ho preso questa qui di Essence, Love Stage, perché è quella che dura di più in assoluto tra quelle che ho. La matita nera ho portato questa qui della Pastello, perché quella di Kiko praticamente mi è finita e mi sono anche dimenticata di andarla a ricomprare. E poi l'eyeliner in penna, questo qui è quello che era nella palette di Mulac, che è l'unico eyeliner in penna che ho, perché io e l'eyeliner ci siamo approcciati ultimamente, non siamo mai tanto andati d'accordo, non siamo mai non abbiamo mai tanto preso. E poi i pennelli. Allora, pennello da cipria, questo qui di Emanuela Biffoli, sono tutti zozzi, scusatemi, ma non li ho lavati. Allora, questo qui che è di Emanuela Biffoli, il pennello di Elf con cui stendo il fondo, che è questo qui tagliato, il pennello di Catrice per il blush, e il pennello di Essence con cui stendo, che sarebbe da blush, da cipria, io ci stendo l'illuminante. E poi, visto che nella Naked c'è un pennello per ombretto, per l'applicazione dell'ombretto, io ho portato solamente questo, che è lo sfumino, sempre di Sephora, il famosissimo sfumino di Sephora. Questo qui, che è della marca Makeup, che è praticamente un pennello che io utilizzo per mettere l'ombretto illuminante sotto le sopracciglia. E poi questo che è di Catrice ed è una parte tagliata in questo modo per l'eyeliner, e una parte invece questa qui sempre per l'eyeliner, ma quella piegata finissima, che appunto utilizzo sia per sfumare la matita, sia per andare magari a mettere al posto della matita dell'eyeliner un ombretto nella parte sotto dell'occhio, sotto le ciglia inferiori. E niente, e questo era tutto quello che io mi sono portata a Roma. E di solito sì, può cambiare magari un colore di rossetto, però di solito le cose base sono sempre quelle. Non vi aspettate grossi cambiamenti. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!